che ha riguardato un quadrante a
avvenire solo e successivamente alle segnalazioni, ma dovrebbe avvenire molte da parte di quegli enti che dovrebbero controllare. Perciò tante mancanze, come dico sempre, quando gli si chiede, ma con
abbiamo iniziato una serie di incontri scuola per scuola per comprenderne le criticità. Ma sarebbe utile, assessore, verificare quale a distanza di 3 anni, quale di quelle criticità a distanza di anni sono state risolte, perché molte di queste sono in realtà rimaste invariate e la situazione dell'Istituto Comprensivo Manzoni è solo uno dei tanti esempi che abbiamo portato. Detto questo, l'interrogazione penso sia molto chiara. Vorremmo capire se è intenzione di questa giunta procedere con l'adozione con urgenza di ogni provvedimento e misura necessaria a mettere in sicurezza l'edificio, conoscere quali provvedimenti sono stati posti in essere, nonché lo stato dell'arte. Se ci fa un riepilogo della situazione dell'Istituto Manzoni, che ogni tanto necessita di interventi, cosa che sicuramente è giustissimo, ma comprendiamo come sia possibile che crollino pezzi all'ingresso principale della scuola, costringendo quindi bambini, insegnanti ad percorsi alternativi, ma soprattutto ringraziando il cielo che non è successo nulla, non sono crollati pezzi, magari mentre passava qualcuno, rischiando quindi la vita di bambini, insegnanti e personale scolastico. Grazie. Buongiorno a tutti. Beh, singolare questa interrogazione perché non risultano neanche all'assessorato questi distacchi di calcinacci, né tantomeno risultano né all'assessorato né alla direzione tecnica sopralluoghi di vigili del fuoco che abbiano interdetto l'acqua della scuola Manzoni per questi distacchi di calcinacci. L'Istituto Manzoni non ha 1000 alunni nella scuola, nel plesso di Via Lusitania, ne ha poco più di 600, i quali non sono stati impossibilitati ad entrare a scuola per distacchi di calcinacci. Semplicemente c'è stata a settembre una segnalazione da parte della dirigente scolastica che ha ricevuto da parte di una signora che era andata a scuola e che è scivolata lungo le scale la denuncia per il risarcimento dei danni. La signora ha anche mandato questa denuncia alla ASL, la quale ha effettuato un sopralluogo lungo la scalinata della scuola e ha constatato che mancavano i corrimano, cioè i mancorrenti, che sono effettivamente un presidio che è riconosciuto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La scuola è per l'appunto una scuola storica, quando è stata realizzata con quelli che erano i criteri costruttivi dell'epoca e non erano previsti questi mancorrenti, che per l'appunto sono stati adesso inseriti proprio per riuscire a rispettare la normativa sulla sicurezza. Ed è per questo motivo che l'ufficio tecnico è intervenuto transennando l'entrata, senza ovviamente precludere le vie d'esodo, ma anzi ripristinando
ultimo di una serie di interventi, perché ricordo che un anno e mezzo fa abbiamo dovuto rifare tutto un fognolo della scuola Manzoni per delle infiltrazioni esterne che c'erano veramente da anni e abbiamo anche lì risolto un annosissimo e grave problema, ma parlo solo degli interventi più massicci. E poi con il presidente della commissione scuola, se vuole, potremo fare anche una disamina istituto per istituto di quelli che sono stati i numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che abbiamo fatto. Lo spazio esterno lo abbiamo più volte curato e da ultimo abbiamo deciso anche di, sempre per ragioni di sicurezza, ripeto che tutti gli spazi della scuola Manzoni sono soggetti a vincolo e quando parliamo di vincolo, chi ha detto i lavori sa che cosa questo significhi, sono stati messi in sicurezza perché quando furono realizzati negli anni 70 delle aiuole nel piazzale antistante la scuola, queste aiuole sono state realizzate con dei cordoli che sostanzialmente vanno oltre lo spazio in altezza, lo spazio dell'aiuola stessa, per cui abbiamo riscontrato che i bambini correndo, non prestando magari la dovuta attenzione, trovavano in quei cordoli un ostacolo e quindi poteva capitare che inciampando potessero cadere. Per questa ragione abbiamo ritenuto in questa circostanza, visto che abbiamo avviato questa interlocuzione stretta con le sovrintendenze, di intervenire anche per la messa in sicurezza di queste aiuole. Quindi stiamo installando delle piccole recinzioni e di comune accordo con i genitori della scuola e con la dirigente scolastica stiamo anche verificando come poter rendere quegli spazi esterni un luogo che sia anche utilizzabile dal punto di vista della didattica. Prego, consigliere. Grazie, assessore. Potremmo fare questa data, supposto che è del 14 novembre, quindi un'interrogazione urgente, magari dopo un mese, se fosse arrivato in tempo a rispondere, sarebbe stato. Sì, è del 14 novembre, però l'interrogazione urgente. Detto ciò, non so cosa le risulta a lei, le dovrebbero anche essere arrivate delle segnalazioni sulla situazione della scuola Manzoni. Ora lei mi dice non è arrivata nessuna segnalazione, c'è un problema, nel senso che invece a me sono state inoltrate delle segnalazioni che sono state inviate a lei dai genitori. C'è stato un problema di sicurezza, c'è un problema di vie di fuga quando c'è una parte transennata dell'ingresso scolastico, dopodiché mi risulta strano che a lei non risulta il fatto che ci sia stato uno sgretolamento da parte della pensierina centrale della scuola, perché questo è stato risaputo e le sono state anche inviate le segnalazioni, dopodiché se vuole in separata sede le faccio vedere la parte della scuola transennata e quello che è accaduto. Quindi mi dispiace dirle che forse non risulta a lei, ma risulta ai genitori che tutti i giorni portano a scuola i bambini. E mi dice anche che, per questo non mi ritengo soddisfatta, mi sta dicendo anche che non è vero che i bambini sono entrati da un'entrata secondaria e hanno fatto un percorso differente, ma l'hanno fatto, quindi c'era un problema di ingresso principale come scritto nell'interrogazione. No, perché appunto mi suggeriscono anche che stava su Facebook, ora che su Facebook non l'ho visto, però il problema c'era perché da come mi risponde lei sembra che questo è un problema che ci siamo inventati e che abbiamo portato in aula, così il problema è reale e concreto, vero era un mese fa, anche se chiedo gentilmente magari per le prossime occasioni, anche se ci sono stati problemi, di accelerare i tempi. Questa era per correggere, sì, era stata considerata ordinaria, capiva che peggio fuori, perché una situazione del genere, dire ai genitori che un crollo di alcuni pezzi di calcinaccio, una situazione di una scuola dove noi abbiamo, non saranno mille assessori, ma comunque 600 e passa alunni li dobbiamo tutelare, dire che non è urgente, forse c'è un problema di valutazione delle urgenze in questo municipio, comunque non siamo soddisfatti, continueremo a monitorare la situazione e soprattutto continueremo a monitorare quella di tante altre scuole, perché la situazione da quello che ci giunge non è sicuramente rosea negli altri istituti. Ne faccio un accato, tanto arriverà un'interrogazione urgente, anzi è stata già depositata quella per quanto riguarda la scuola Quasimodo, quindi ci rivedremo anche per quella. Grazie. Assessore, prego, collega. Allora, io non so se non sono riuscita a
anni, tra cui la ASL, che aveva riscontrato mediante i suoi ispettori l'assenza di un dispositivo di sicurezza quali il corrimano. Per tale ragione la scuola è stata transennata nell'atrio senza ovviamente precludere le vie di esodo, perché le vie di esodo sono fondamentali all'interno di una scuola in caso di emergenza, e la dirigente scolastica con il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione hanno approntato un piano alternativo d'emergenza con le vie d'esodo in caso di ansia. Addirittura vi dico anche questo, che inizialmente non era stato, come dire, tempestivo l'adozione di questo provvedimento. Abbiamo sollecitato proprio con la direzione tecnica, in virtù di una leale collaborazione tra istituzioni, l'adozione di ogni provvedimento necessario prima ancora che intervenissero i vigili del fuoco, perché noi con i vigili del fuoco invece l'interlocuzione ce l'abbiamo costante. Tant'è vero che abbiamo anche organizzato una decina di giorni fa qui in municipio, come assessorato all'edilizia scolastica, un incontro rivolto a tutti i dirigenti scolastici e i loro RSTP, sono venuti pure da fuori municipio, sul problema della sicurezza all'interno dei locali scolastici e della sicurezza equivalente. E sono venuti anche esponenti dei vigili del fuoco, in modo particolare l'ingegner Nico del Polo Tuscolano, con cui abbiamo un'interlocuzione costante proprio per cercare, conoscendo perfettamente quanto sia grave la situazione in cui versano tanti plessi scolastici, per cercare di garantire comunque, nonostante i tanti interventi che vengono messi costantemente in atto, la sicurezza equivalente. Quindi non ho detto che non mi sono arrivate segnalazioni, ho detto che non sono stati trasmessi alla direzione tecnica del municipio fonogrammi di sopralluoghi di vigili del fuoco, e siccome quando i vigili del fuoco fanno un sopralluogo e interdicono e mandano delle prescrizioni, le comunicano sempre all'ente proprietario responsabile della manutenzione, qualora ciò fosse accaduto noi ne avremmo avuto contezza. Ho specificato invece le segnalazioni pervenute da parte della dirigente scolastica circa i genitori. Con i genitori siamo costantemente in contatto. In una circostanza, in una giornata, hanno fatto quello che si chiama mail bombing, perché proprio in virtù del fatto che la gente ha uscito con però non mi sono accettato la replica, però non è che poi può essere un monologo. Ci sono le trascrizioni anche le adesso ci sono le trascrizioni anche le riprese di fare con lo streaming, quindi immagino che si possa. Per quale presidente? Io ho condiviso la replica che è chiarissima. No, qua sono la replica non può avvenire in quale momento così. No, mi scusi. Presidente, posso replicare? Non posso replicare.
il 5 dicembre, però insomma, è il 5 dicembre che mi chiedeva: ricordati i demosegoni al nido, piccoli artisti, di farli accendere fino alle 17.30, chiusura della struttura. L'orario di accensione dei demosegoni non è di competenza municipale, ma è dipartimentale, perché gli impianti termici vengono gestiti dal Dipartimento SIMU. Ciò nonostante, io più volte ho interloquito con l'assessora Meleo, che è la responsabile adesso del Dipartimento SIMU come parte politica, per chiedere non solo per il nido piccoli artisti, ma anche per le scuole, i nidi e le scuole dell'infanzia e le scuole primarie fanno l'orario fino alle 16.30. Pertanto, per tutte queste scuole, logicamente, è importante che ci sia la prosecuzione nel pomeriggio, perché fino alla settimana del 5 dicembre, la mia risposta è stata del 6 dicembre, preciso, fino alla settimana del 5-6 dicembre c'era l'orario fino alle 14, e più volte abbiamo sollecitato che, in considerazione delle previste temperature in abbassamento, si invece procrastinasse fino alle 16, cosa che è avvenuta a partire dal 9 di dicembre, quindi da lunedì tutte le scuole vanno fino alle 16. Ma io ho sollecitato questa cosa anche prima, non solo per i nidi, le infanze, le primarie, ma anche per le scuole secondarie, tipo quella di Fontanile Avellino, ma anche la scuola Carroll, che sono scuole di indirizzo musicale, scuole secondarie di primo grado di indirizzo musicale, che di ordinamento fanno le attività pomeridiane e che logicamente le scuole secondarie di solito concludono l'orario di attività curricolari alle 14.10, ma queste scuole vanno ben oltre proprio da curriculum, e l'ho ricordato, come faccio tutti gli anni, al Dipartimento, che evidentemente non riesce a tenere a mente tutte le attività pomeridiane. L'ho ricordato anche per le scuole dove si fanno attività extrascolastiche, nonché per le palestre scolastiche dove si fanno attività pomeridiane, perché anche lì ci sono sempre problemi rispetto all'orario di accensione e spengimento dei termosifoni o dei termoconvettori. Anzi, ho sollecitato anche il ripristino di alcuni impianti di riscaldamento in palestre, da ultimo la palestra di Via Sibai, ecco, che fa parte dell'istituto comprensivo Manzoni, che è stato citato, che da tempo non aveva l'impianto di riscaldamento funzionante. Visto che quest'anno abbiamo protratto le attività anche nel pomeriggio, abbiamo anche ripristinato questi impianti. Questo per rimanere sul tema dei termosifoni, che era l'oggetto dello scambio di messaggi tra me e lei, consigliere. Mentre per venire all'oggetto dell'interrogazione presente, l'istituto comprensivo Fontanile Avellino ha tanti problemi, è vero, e anche lì abbiamo fatto una serie di interventi nel corso di questi anni. Sicuramente lei avrà potuto apprezzare quello che abbiamo fatto un anno fa, quando abbiamo posto rimedio ad un problema gigantesco di quella scuola, che era il piazzale, da cui praticamente fuoriusciva acqua quando c'era maltempo, che andava tra l'altro ad invadere anche marciapiedi, creando problemi pure per i pedoni che transitavano sui marciapiedi. Lo abbiamo completamente riqualificato, e lo abbiamo fatto in accordo con l'istituzione scolastica, sempre per quel discorso di cercare di utilizzare anche gli spazi esterni in funzione della didattica. Tanto è vero che quest'anno, insieme proprio con la scuola, con i genitori, perché il fatto che i genitori partecipino ad alcuni interventi, la cosiddetta manutenzione partecipata, che sono quelli che possono essere effettuati, anzi come municipio abbiamo anche attivato l'albo dei volontari, che non è solo riservato ai volontari del verde pubblico, ma che è anche aperto ai genitori che vogliono dare una mano per la tinteggiatura fino ad altezza uomo. È un'attività che, con le dovute prescrizioni da parte dell'ufficio tecnico per la qualità delle tinte utilizzate, che
particolare legata a vicende purtroppo luttuose che hanno riguardato negli anni passati quell'istituto, e quindi abbiamo trasformato con una partecipazione corale da parte degli insegnanti, degli studenti e pure dei genitori, sono andata anche in consiglio di istituto a riferire e a spiegare il senso delle nostre iniziative partecipate, tanto è vero che mi pare che siamo anche scontrata una generale soddisfazione a fronte di perplessità iniziali. Questo è lo scopo della cosiddetta comunità educante diffusa, cioè far fare all'istituzione quello che è il compito delle istituzioni. Chiaramente gli interventi che sono stati fatti dall'ufficio tecnico sono interventi importanti, quello del piazzale, ma non solo. E far fare anche a chi utilizza quei luoghi tutti i giorni una partecipazione, anche perché solo in questo modo riusciamo anche a preservare alcune cose, ad esempio la recinzione esterna della scuola Magnani, del testo Magnani, è stata riparata, nonostante sia stata riparata, dopo pochissimo è stata di nuovo vandalizzata, quindi è importante cercare di fare questo tipo di attività congiunta proprio per consentire questa alleanza tra istituzioni. Anzi, abbiamo anche proposto alle scuole, e la nuova dirigente scolastica di Montanari Magnani è una di quelle che hanno accolto veramente con favore questa nostra proposta, un patto di collaborazione tra pubbliche istituzioni per consentire proprio di effettuare questa modalità di intervento. Peraltro abbiamo anche lì fatto degli interventi specifici sulla sicurezza, consegnando ripristinando tre scale d'emergenza e realizzando una pensilina esterna in corrispondenza d'ingresso della scuola dell'infanzia per migliorare il comfort in entrata e uscita dei bambini laddove per l'appunto c'era stato segnalato. Quindi diciamo che gli... Esattamente, sì, perché ecco, quindi abbiamo attuato tutte queste cose. Mi si consenta un'ultima battuta: il piano degli investimenti non nasce da solo, nasce a fronte ovviamente di un lavoro che viene fatto e preparato dalle amministrazioni territorialmente competenti, quindi sono contenta che abbiate cominciato ad apprezzare insomma perlomeno tutto questo lavoro importante di progettazione che abbiamo fatto negli anni passati e che finalmente adesso ci sono stati anche riconosciuti, e continuiamo comunque a farlo perché io stamattina in giunta ho portato altre due deliberazioni rispetto per l'appunto di interventi mirati alle scuole. Sarò felice di
è anche una previsione, come ho detto, di un'eventuale emergenza. Quindi mi temo, come capitolo generale, un tot di soldi che possono essere iniziati a seconda dove posso dire in un altro momento. Però per me faccia piacere se può anche dare la parola solo per dire sì, consigliere Giuliano, consigliere Piccone, ha fatto questa interazione e Fontanellino entrerà in quel capitolo di spesa prima possibile. Se poi dopo lo ridisce testualmente, io questa era la cosa che diciamo serviva in traduzione per capire che nonostante le grosse problematiche che ci sono e la programmazione che è stata fatta e si copre per gli investimenti, c'è anche questa cosa che non poteva essere programmata velocemente, ma che verrà inserita uguale a, diciamo, a favore di quella necessità che comunque urge, visto che il prezzo è uno di quelli importanti per Morena. Proprio molto rapidi, sempre tenendo
situazione straordinaria con una progettualità adeguata che sarà affrontata nel 2020. Invece quello che stiamo facendo adesso che finalmente abbiamo le risorse per poterlo fare è un puntellamento in sicurezza della benzina per poter comunque garantire di nuovo la fruibilità di questo accesso e quindi conseguentemente sarà anche nuovamente manutenuta tutta l'area. Preciso per dire che anche con i genitori della scuola dell'istituto comprensivo Monster di cui il testo della Quasimodo fa parte siamo costantemente in contatto, anzi abbiamo anche aiutato come assessorato municipale il dirigente scolastico a presentare correttamente la richiesta di piccola manutenzione perché come sicuramente sappiamo tutti ma mi fa piacere ricordarlo uno dei primi provvedimenti di questa amministrazione è stata quella di dare agli istituti comprensivi statali un fondo per la cosiddetta piccola manutenzione. Quindi da 3 anni, questo è il terzo anno, ogni istituto comprensivo che faccia richiesta presentando la documentazione a corredo ha la possibilità di ricevere intorno ai 9.000 euro, tra gli 8 e i 10.000 euro a seconda del tipo di prezzo, per poter fare degli interventi di piccola manutenzione come la sostituzione di lampade, la disostruzione di servizio igienico, la riparazione di un vetro che può essere rotto e non dover attendere i tempi della presa in carico da parte della manutenzione ordinaria municipale. E abbiamo proprio Claudio Vado, il dirigente scolastico, nella presentazione corretta di tutti gli allegati, in particolare c'era il DURC della scuola che non era stato presentato aggiornato, per cui adesso anche il dirigente scolastico sta attuando una serie di ordinativi mediante ditte che lui stesso ha la facoltà di poter consultare per poter procedere ad alcuni interventi che pur rientrando in quella che viene chiamata piccola manutenzione sono in realtà essenziali proprio per garantire il comfort da parte dei bambini. Per quanto riguarda poi il discorso relativo alla viabilità esterna, sappiamo infatti che l'assessore Vivace all'urbanistica ma anche alla mobilità stiamo attuando congiuntamente una serie di progettazioni proprio per cercare di attenzionare maggiormente la sequenza stradale in corrispondenza dei plessi scolastici e cercare anche di favorire per tramite dei bambini stessi, dei ragazzi stessi, della scuola stessa, una più corretta educazione di noi adulti che sovente in prossimità delle scuole, soprattutto quando c'è l'entrata e l'uscita dei bambini, ci lasciamo andare a, diciamo, degli stili, mettiamoli così, di comportamento che non sono esattamente quelli più funzionali a garantire la sicurezza. Quindi, come stiamo facendo per altri istituti, anche qui stiamo considerando tutta una serie di strumenti che possono far parte dell'arredo urbano, di cui non mi occupo direttamente perché viene seguito direttamente dall'assessorato all'urbanistica e alla mobilità per consentire una maggiore sicurezza anche dal punto di vista della strada, soprattutto perché, e in questo siamo stati anche al Dipartimento di recente, vorremmo attivare dei percorsi di Pedicus che in particolare negli istituti che si trovano in città consolidata potrebbero essere molto utili per ridurre proprio il transito dei veicoli e cercare anche di stimolare una maggiore autonomia ovviamente da parte dei bambini più grandi, dei ragazzi più grandi. Accanto alla Quasimodo c'è anche la scuola secondaria di primo grado, la Gerna, che sta poco più là, e quindi attuare una serie di percorsi con la partecipazione delle famiglie potrebbe aiutare di molto a decongestionare e a garantire migliori condizioni di sicurezza stradale. Grazie assessore, prego consigliere, la ringrazio per la risposta. L'unica cosa che mi sfugge sono i tempi. Avevo capito, 2020 mi era, avevo capito per quanto riguarda le esigenze strutturali, ma 2020 è gennaio o 2020 si tratta di dicembre, aspettiamo un altro anno, perché c'è una bella differenza se lei mi dice iniziamo nel 2020, quanto durano i lavori, questi lavori durano 12 mesi, è un tempo idoneo per mettere almeno la fruibilità di quell'ingresso nei prossimi, nel primo trimestre del 2020, cioè cerchiamo di dare
necessità di una progettazione che deve andare a genio, eccetera, eccetera, quindi sarà inserito all'interno del piano investimenti che verrà presentato nel corso del 2020 per completezza di informazioni. Grazie Assessore, abbiamo terminato le interrogazioni, ho terminato anche con l'assessore che ringrazio. Passiamo al punto numero 6, mozione avente ad oggetto iniziative di educazione civica e della conoscenza della Costituzione della Repubblica. Relatore, la nomina dell'assessore.
ampio respiro sul territorio, che possono essere collegate quindi alla storia della Repubblica, poi appunto abbiamo messo un solo titolo e semplificativo e non certamente esaustivo quelle che sono le due date principali, il 25 aprile la liberazione e il nazifascismo e il 2 giugno la festa della Repubblica. Con questo atto riteniamo che si possa dare anche una evidenza al percorso che già in parte su questo tema è stato fatto. E ricordiamo che all'inizio consigliatura nel 2016 era un'occasione del referendum costituzionale la giunta assessore alle politiche della scuola e la cultura aveva organizzato un evento dal titolo La Costituzione in cinque fasi, qualcosa del genere. Cinque momenti di approfondimento con costituzionalisti esperti per conoscere la Costituzione, per conoscere l'organizzazione costituzionale e il procedimento di revisione della Costituzione in vista di quello che poi era un impegno a cui siamo stati chiamati a partecipare. Questo sempre in un'ottica che per poter decidere bisogna prima conoscere, e siccome i cittadini di domani dovranno decidere del loro futuro, riteniamo sia importante che essi debbano conoscere e bene la Carta Costituzionale. Grazie. Grazie, consiglieri, interventi? Non abbiamo interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Giuliano. Grazie, abbiamo fatto un intervento non perché ovviamente la spiegazione del Presidente della Commissione è stata veramente molto esaustiva, quindi il concetto è meritevole, il concetto e i principi sono meritevoli, sono già delineati, spenti, come appunto si dice alla Costituzione. Il senso civico dovrebbe anche già appartenere a ognuno di noi, però qui si fa un ragionamento posto, diciamo, nelle future generazioni, no? È un po' questo che io, diciamo, vado a captare, e per fare questo un po' di dubbio mi viene nel modo, nel metodo, quindi non nel principio, ci mancherebbe altro, ma nell'azione. Che io vedo, tra virgolette, essere, diciamo, principalmente impiegato nell'ambito scolastico. Quindi dovrebbe essere, come spero che sia, una materia, quindi dell'educazione civica, che sia a conoscenza di tutti i livelli scolastici, a partire anche da quelli più piccolini, dove comunque c'è un minimo di apprendimento, no? Quindi anche già a livello delle scuole, dell'obbligo, a livello degli elementari, per cercare di abituarli a un percorso con anche delle iniziative che mancherebbe all'interno dello stesso studio scolastico. Quindi come metodo si dovrebbe mettere in piedi dove già esiste la parte quindi costituzionale,
aiuto. Noi siamo in dichiarazione di voto, quindi derogare non è possibile, mi dispiace. Qualcosa? No, non si vuole. Non si vuole, intervento, posso? Nella sua
dottoressa, diciamo, sa bene, insomma, assolutamente questo è il nostro pensiero. E non dubito che la realizzazione poi di queste iniziative vadano proprio in questa direzione. Spero di essere stato, insomma, chiaro e di aver rassicurato anche con questa nostra dichiarazione gli altri consiglieri presenti. Grazie. Ok, grazie, prego, consigliere Tocchi. Voglio dire, è chiaro che sulle motivazioni e sull'importanza delle educazioni civiche non c'è nulla da dire. Ecco, su questo tipo di comunità che ha detto il Presidente, è chiaro che dobbiamo vedere che cosa significa con precisione questo, perché anch'io non l'ho capito bene, e per questo anch'io mi astengo come il collega di Fratelli Italia. Grazie consigliere, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'atto si intende approvato con 12 voti favorevoli e 2 astenuti. Un attimo di attenzione, cortesemente vi do una comunicazione ufficiale, una missiva della Presidente Monica Mozzi al Presidente del Consiglio, con nota protocollo, gentilissima Presidente, con nota protocollo numero 2418 del 30/10/2019, l'assessore Daniele De Sisti, delegato alle politiche della mobilità, trasporti, ambiente, decoro urbano e AMA, ha fatto pervenire la scrivente le dimissioni dell'incarico, conferito con ordinanza della Presidente numero 1 del 31 luglio 2018, protocollo 17-2209-202.